Mettere per un attimo quelli dello studente in giurisprudenza. Vorrei spiegarvi con poche parole, spero chiaramente, che cos'è questo vocabolo di cui tanto si parla, vocabolo rubato ai giuristi, il principio di legalità. Questo principio, nella sua semplicità, è uno dei fondamenti dello Stato di diritto e dice solo che la pubblica amministrazione, per esercitare i suoi poteri, ha bisogno di leggi apposite che lo autorizzino. Insomma, dice soltanto che la legge deve essere rispettata. Ma da solo non basta, non è mai bastato, perché anche nei regimi totalitari era rispettato, ne era anzi a fondamento. Il regime hitleriano e mussoliniano rispettavano questo principio, loro facevano le leggi e le facevano rispettare, e quindi tale principio era salvaguardato. Cos'è che allora è cambiato da quei tempi oscuri? È arrivata la Costituzione con tutti i suoi altri principi, ad esempio l'uguaglianza, la libertà, tra cui anche il principio di legalità, a mettere, diciamo, dei paletti al legislatore, a restringere l'onnipotenza della legge e del Parlamento, che per noi legifera. Un esempio su tutti, durante il ventennio fascista vigevano le cosiddette leggi razziali, la più grande vergogna della storia d'Italia. Che cos'è che oggi ci protegge da un passato che potrebbe ripresentarsi? Non è certo il principio di legalità, signori. È l'articolo 3 della Costituzione che ci protegge, che sancisce la pari dignità e l'uguaglianza dinanzi alla legge. Una legge che non rispettasse tale principio sarebbe perciò annullata dalla Corte Costituzionale, secondo un istituto molto più importante della legalità, ovvero la legittimità costituzionale. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Nanni Moretti direbbe: le parole sono importanti. Cari avversari, allora, se voi volete potete difendere anche i diritti sul principio di legalità, i diritti d'autore. Io preferisco difendere altri principi della Costituzione. La dignità del lavoro e il diritto a una retribuzione per un'esistenza libera e dignitosa, la libertà, l'uguaglianza. Ma anche voi, cari avversari, ne sono sicuro. Anche voi, perché, come tutti, vi accorgete che, nonostante la Costituzione, il tema della legge ingiusta è sempre di moda. Difatti oggi lottate contro una legge per voi ingiusta, il decreto Ronchi, che sancisce la privatizzazione della gestione dell'acqua pubblica, cosa che non fareste se foste chini al solo principio di legalità, perché quella è una legge. E in passato molte altre lotte sono state fatte, ad esempio per la legge sul divorzio, sull'aborto e tante altre, anche tramite lo strumento della cosiddetta disobbedienza civile, che tanto vi sta a cuore e che sta a cuore anche a me. Poi, se voi per legalità intendete, sbagliando, di parlare d'antimafia, questo è un altro paio di maniche. Ma vi chiedo anche, voi che parlate di legalità, siete candidati al Consiglio o state facendo un concorso in magistratura? Sul discorso dell'antimafia vorrei dire anche una cosa a te, caro amico, compagno, anzi ex compagno di classe. Tu, gridando "noi non vogliamo i voti della mafia", non hai fatto nulla di male, hai sbagliato soltanto il proseguo della tua frase. Hai detto "e spero che gli avversari facciano altrettanto". Con questa semplice parola "spero", tu hai offeso la nostra dignità di uomini. Avresti dovuto dire "sono sicuro che gli avversari faranno altrettanto". Ma dimenticavo che fino a quando il professore era con te, nella tua amministrazione, era buono. Poi ha avuto i padrini politici mafiosi. Noi i voti della mafia non li vogliamo, e lo dico senza gridare, sai perché? Perché qui siamo tutta gente onesta e lavoratrice, e io personalmente non conosco alcun mafioso. Si vede che tu, invece, frequenti brutte compagnie. Scusatemi tutti, io mi ero ripromesso in questa campagna elettorale di fare discorsi puliti e programmatici, per cui spero ci sarà tempo, ma quando ci vuole, ci vuole. Finito.